15 giugno 2023 ha un'intera puntata dedicata a Silvio Berlusconi, quella di Mattino 5. Il giorno dopo il funerale Federica Panicucci ha avuto diversi ospiti. Tra questi Alessandro Cecchi Paone. La conduttrice è la prima a parlare con lui, ricordando le parole di Pier Silvio. Il nostro editore esordisce Panicucci, dice che da oggi dobbiamo checcare. Lavorare con grande entusiasmo come sempre facciamo perché Silvio vorrebbe così, ma noi stessi lo vogliamo così. Panicucci viene a sapere della morte di Berlusconi e crolla in diretta, ma l'ospite di Canale 5 non ci stava impegnati. Va bene essere commossi, va tristi, ma non dimentichiamoci che chi ci segue ha più problemi di noi. Da qui il monito: non dimentichiamoci che dobbiamo trasmettere un senso di fiducia nel futuro. E anche un senso di positività. Mediaset, terremoto in borsa, cosa sta succedendo dopo la morte del Cavaliere? Poi il giornalista ripercorre la sua lunga carriera, che vede il Biscione non solo come rete devo alla RAI, l'approccio istituzionale e rigoroso, l'attenzione alla forma. Invece a Mediaset mi è stato insegnato a metterci sempre fegato, cuore ed emozione. Per questo vuole lanciare ancora un messaggio alla famiglia Berlusconi. Silvio e suo figlio mi hanno fatto capire una cosa importante: metterci la pancia e l'emozione ti fa arrivare fino in fondo a chiunque, al di là di quello che dici. Se sei solo formale sei rispettato, ma non trasmetti quello scossone che Silvio e Pier Silvio hanno trasmesso in questi giorni.